Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle mete turistiche più desiderate del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. Il luogo dei sogni ed emblema del nuovo mondo, New York, è simbolo del viaggio oltreoceano e di culture e stili diversi che ogni giorno si incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità straordinaria. New York è il luogo ideale dove vivere un'esperienza diversa e scoprire le sue più incredibili realtà, caratterizzate da musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una settimana all'altra, nascono nuove idee, nuove tendenze e nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo. I primi abitanti di New York furono i Lenape, che si stanziarono lungo le rive del fiume Hudson e utilizzavano la loro zona, in particolare l'isola di Manhattan, principalmente all'agricoltura, di caccia e di pesca. I Lenape erano suddivisi in altre etnie simili, gli Ulami, i Musne e i Mohawk, o Mohicani. La cultura delle Lenape sviluppò tecniche piuttosto avanzate per lo sfruttamento agricolo. Praticavano la coltivazione con il metodo del taglia e brucia, oltre a dedicarsi alla caccia dei molluschi. Si stima che all'arrivo europeo c'erano circa 15.000 Lenape suddivisi in un'ottantina di insediamenti. Gli indigeni chiamavano il posto nella loro lingua algonchina Ganano, che significa canneto, palude, mentre le tribù dei Mohicani chiamavano il fiume Molgekenituk, ovvero fiume scorre in due sensi, per via del rientro delle maree e delle correnti da parte dell'oceano, mentre l'isola era chiamata Madanos o Manhattans, che voleva dire isola o isola collinosa, da cui deriva il nome attuale di Manhattan. Nel 1524, noto come Giovanni Verrazzano, nato nella città metropolitana di Firenze, fece il primo sbarco nell'Upper Bay, comunemente nota come Baia di New York. Giovanni, quando tornò in Europa, convinse la corona francese a finanziare una spedizione per esplorare le coste settentrionali del Nuovo Mondo. Si sostiene che lo sbarco fu fatto il 17 aprile 1524. I francesi entrarono nella baia di New York col vascello Florentini, battezzò il sito come la Havana Grumel, in onore dell'allora re francese Francesco I, che apparteneva appunto alla dinastia Valois-Saint-Grumel, mentre il fiume, il futuro Hudson, fu inizialmente battezzato Vendôme, in onore della dinastia francese Bourbon-Vendumel. Il re di Francia era interessato maggiormente a colonizzare le terre verso il Terranova, tralasciando l'insediamento al sito. Soltanto un secolo dopo a New York arrivarono gli olandesi, qui capitanati da Hendrik Christiaens, in seguito a Jacob Elkins, trovarono il presidente avamposto francese del 1540 di Castle Island. Vi costruirono un insediamento chiamato Fort Nassau o Fort Van Nassauen, utilizzato come importante snodo di commercio dalle Belligie, poi nuovamente ricostruito nel 1617 col nome di Fort Orange, fino alla zona di oggi di Lower Manhattan, all'estremità meridionale dell'anonima isola, a cui fu invece dato il nome di Fort Amsterdam. Il primo insediamento olandese, quindi, iniziò nel 1613, dove fu deciso l'intervento del mercante Adrian Block, che fece ben quattro viaggi dall'Europa tra il 1611 e il 1614 proprio per negoziare i traffici commerciali con i Paesi Bassi. Ma il vero e proprio della città fu nel 1624 con il nome di New Amsterdam, in inglese New Amsterdam, mentre l'intera zona fu ribattezzata con New Netherland o anche Nuova Belgica, Nuovi Paesi Bassi, mentre l'attuale fiume viene chiamato Northern River, fiume del Nord, perché costituiva il confine settentrionale del territorio. Nel 1626 il governatore Peter Minuit, nato a Wesel in Germania e morto
nel Mar dei Caraibi il cambio di berline, monili e altezze del valore complessivo e irrisorio di circa 50 fiorini, oggi corrisponderebbero a circa 1000 dollari, acquistò dagli indigeni, che di contatti ne sapevano ben poco, l'isola di Manhattan. Nel 1638 fu nominato capo della colonia William Kieff, che 5 anni dopo, 1843, rimase coinvolto nella cosiddetta guerra di Kiev, una serie di conflitti con alcuni arabi che volevano rivendicare il loro territorio. Nel 1643, invece, una cittadina fu governata dall'olandese Peter Stuyvesant, che iniziò una grande opera di sviluppo infrastrutturale e di servizi. Alla colonia venne concesso l'autogoverno nel 1652 e un anno più tardi, nel 2 febbraio del 1653, all'ormai popolosa cittadina di New Amsterdam venne concesso il titolo di città. Dopo il 1652, tuttavia, il governatore olandese Stuyvesant impose forti tassazioni agli abitanti, così che, quando la corona di Carlo II d'Inghilterra inviò una flotta navale per insediarsi nelle terre, l'8 settembre 1664. Nel frattempo, i padri pellegrini fuggiti dall'Inghilterra nel Nuovo Mondo, già a partire dal 1620, per via delle cosiddette guerre di religione, si stanziarono nelle valli settentrionali del fiume Hudson, fondando la colonia inglese delle Virginia. Tuttavia, la loro nave, il Mayflower, riuscì soltanto a raggiungere il Capo Cod, in Massachusetts, il 9 novembre del 1620, dopo aver navigato per circa 64 giorni. Nel 1664, la città di New Amsterdam fu finalmente di dominio inglese, pur avendo ancora una popolazione prettamente olandese e belga. Gli inglesi ribattezzarono la città col nome di New York, in onore di Giacomo II, duca di New York e Albany. Solo nel 1673 gli olandesi riconquistarono brevemente la città, ribattezzandola col nome di New Orange, prima di cedere definitivamente nel novembre 1674, quando tutto il territorio dei Nuovi Paesi Bassi fu conquistato dagli inglesi, in cambio della terra, oggi nota come Suriname, in Sud America, tramite il Trattato di Westminster. Man mano che la colonia di New York cresceva e prosperava, cresceva anche il desiderio di una maggiore autonomia della madrepatria. Nel contesto della gloriosa rivoluzione che stava interessando in Inghilterra, Jacob Leisler guidò una serie di lotte che lo portarono ad avere il controllo effettivo della città e delle aree circostanti. Negli anni dal 1689 al 1691, prima del suo arresto e delle sue esecuzioni. La popolazione degli europei a New York aumentava velocemente, mentre quella delle anape diminuiva, il cui numero era inferiore ai 200 nel 1700 a causa di epidemie e guerre. Nel 1735 il processo a Jean-Pierre Zenger, editore e pubblicista nato in Plymouth, circa a 55 miglia nord-ovest di Stoccarda, stabilì il principio della libertà di stampa del Nord America. Nel 1741 la città fu interessata da una violenta ribellione degli schiavi, il cui sfruttamento erano già iniziati nel 1726. Nel 1754, per volere del re Giorgio II della Gran Bretagna, venne fondato il King's College. Dopo una serie di incendi, in città si diffuse il panico di una ribellione di afroamericani che, ricombattuta con alcuni bianchi, intendevano dare alle fiamme la città. Nonostante si trattasse per la maggior parte di affermazioni senza fondamento, quell'anno 101 neri e 4 bianchi furono incolpati di incendio doloso. Successivamente i processi portarono a 13 condanne al rogo e 22 all'impiccagione. Nel 1775 si diede inizio alla guerra dell'indipendenza americana. Dopo la sconfitta dell'esercito continentale americano nella battaglia di Long Island, il comandante George Washington si rifugiò a Manhattan, ma con la sconfitta della battaglia di Fort Washington l'isola venne lasciata completamente in mano britannica. Nel 1776 New York venne pesantemente danneggiata da un incendio.
la città divenne il centro delle operazioni politiche e militari per rimanenti anni di guerra e rifugio dei realisti fedeli della colonna inglese. Nella baia di Waldabaoth, una piccola baia lungo l'Easter Island, forze britanniche posizionarono navi utilizzate come prigioni, all'interno delle quali trovarono la morte di più prigionieri inglesi di quanto ne fossero morti nel corso di tutte le battaglie combattute. Le ultime vicende cittadine ebbero termine il 25 novembre 1783, quando le ultime forze britanniche lasciarono la città. Nel 1785, poco dopo la guerra dell'indipendenza, New York venne sede del Congresso della Confederazione. Subito dopo la sua creazione, prevista dalla Costituzione, il Congresso degli Stati Uniti d'America ebbe come inizio la Federal Hall di Manhattan. Il 13 settembre 1788, New York divenne la prima capitale degli Stati Uniti d'America, ruolo che cedette nel 1790 a Filadelfia. A New York venne eletto il 30 aprile 1789 il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington. George Washington è considerato uno dei grandi padri della nazione e fu scolpito sul Monte Rushmore, un monumento nazionale che attira oltre 2 milioni di turisti ogni anno, ad un'altezza di 1745 metri sopra il livello del mare, insieme ad Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt. Ognuna di queste sculture è alta 18 metri, l'equivalente all'altezza della Casa Bianca di Washington. Suo padre, Augustine Washington, i cui antenati erano originari della città inglese di Sulgrave, una cittadina nell'Hamptonshire, a 25 miglia da Oxford, morì il 12 aprile 1743. Fino all'età di 15 anni, George Washington frequentò la scuola presso Williamsburg, dove ricevette una base di educazione. Ciononostante, dimostrò molto portato per le materie scientifiche. Dal 1749 a 17 anni andò a lavorare nei pressi della Pennsylvania. Durante questo periodo Washington accumulò esperienze importanti per quanto riguarda l'organizzazione e l'interazione tra le persone, ma fece anche la conoscenza di persone influenti. Tra queste si distinse della moglie del ricco terriero George William Fairfax. Consapevole della difettosa famiglia Fairfax, che George vedeva come dei membri dei parenti, investì molto nell'educazione di George Washington, spronandolo a cimentarsi con i testi dei filosofi latini e curando soprattutto la sua preparazione nelle materie umanistiche. Sempre durante questo periodo nacque in lui l'ambizione di diventare un grande proprietario terriero, motivo per il quale nel 1752 acquistò la sua prima proprietà. Nel corso dello stesso anno, suo fratello Lawrence Washington, che aveva sposato Annie Fairfax, cognata di Sally Fairfax, la moglie di William Fairfax, fece diventare George, a buon titolo, un membro della famiglia Fairfax. In seguito si ammalò di tubercolosi e morì nel giro di poche settimane. George Washington ereditò così la proprietà di famiglia Mount Vernon, che si estendeva su ben 202 ettari. E, sempre nello stesso anno, si arruolò nella milizia della Virginia, che difendeva le colonie dagli attacchi
degli indiani e dei francesi. Guerra franco-indiana. Con l'arrivo del generale Edward Braddock, il giovane George Washington, aiutante in campo, iniziò a sentirsi un americano e non più un inglese. In uno scontro armato, il generale Braddock fu ferito e l'Assemblea delle Virginia affidò a George Washington la difesa della frontiera. Ottenne quindi il grado di colonnello a soli 23 anni. A cavallo tra il 1753 e il 1754 fu successivamente incaricato dal vice governatore della Virginia, Robert D. Meade, a partecipare alla Ohio Company, una spedizione di miliziani che aveva come missione quella di contrastare l'espansione dei domini francesi nell'area dei Grandi Laghi. Dato che questa iniziativa fu clamorosamente fallita, Dean Reed lo mise al comando di una piccola unità di miliziani con il compito di controllare le attività dei francesi lungo la frontiera della Virginia. Durante questo periodo, George fece erigere una serie di forti lungo la linea del confine. Nel maggio del 1754, l'unità di miliziani di Washington fu coinvolta nei pressi di Drummondville, a circa 240 miglia d'ovest da Filadelfia, nella parte sud-occidentale della Pennsylvania, in uno scontro a fuoco con i francesi e in quella occasione un ufficiale francese fu ucciso. Nonostante la vittoria iniziale, nei quali Stonewall Washington, che fu assediato dai francesi insieme ai miliziani, furono costretti ad arrendersi ed evacuare il forte, che passò dunque in mano francese. Tale evento fu quindi anche la causa della guerra tra la Francia e le colonie inglesi in America, nota non solo come guerra di 7 anni, ma anche con il nome di guerra franco-indiana, che durò dal 1756 fino al 1763. Dopo questa esperienza, George partecipò anche alla guerra del Monongahela, dove, nonostante la sconfitta subita, dimostrò sangue freddo e notevoli capacità di coordinamento senza mostrare segni di nervosismo, neanche dopo che 3 cavalli, sui quali erano saliti in sella, erano stati uccisi nel corso della battaglia. Nel 1758 ebbe infine un ruolo centrale nella cattura del forte francese De Kuntzlin, che nei pressi dell'odierna Pittsburgh e nel 1759 fu congedato sulla richiesta al servizio della milizia. Finita la guerra, George Washington tornò in Virginia. Durante questo periodo, George si fidanzò ben 2 volte, prima di conoscere la sua futura moglie Martha Dandridge Custis. Dopo le nozze di Martha e George, nel 1759, la coppia si trasferì e nel frattempo non ebbero figli, ma Washington adottò George e Martha, i figli che sua moglie aveva avuto dal precedente matrimonio. Nonostante Washington aveva uno stretto legame con Sally Fairfax, il matrimonio con Martha fu un matrimonio riuscito e la coppia trascorse in modo felice questi anni. In seguito al matrimonio, Washington era divenuto uno degli uomini più ricchi della Virginia. Nel 1773 George vide per l'ultima volta Sally, che si trasferì in Inghilterra insieme a suo marito William. Nel 1774 invece venne deputato dal Congresso continentale. George Washington morì nel 1799. Una mattina Washington si svegliò con una forte influenza e con febbre alta. Dopo la sua morte, in suo onore, gli statunitensi costruirono, non lontano da Mount Vernon, la nuova capitale della nazione chiamata Washington in suo onore. George fu seppellito a Mount Vernon.
In seguito costruirono il monumento a Washington, un obelisco colossale alto 169 metri, per commemorare George Washington. 3 anni dopo la morte di George, 1802, Thomas Jefferson divenne il terzo presidente americano. Prima di lui ci fu John Adams. Thomas è stato un politico, scienziato e architetto statunitense. Anche lui è stato scolpito sul Monte Rushmore. Thomas era fortemente segnato dal pensiero illuminista. Fu fautore di uno Stato laico e liberale, sostenendo l'egualitarismo formale e legale di tutti gli esseri umani, anche se non volle pronunciarsi mai contro la schiavitù. I suoi progetti sono, ad esempio, per il campus dell'Università della Virginia e la Casa di Monticello, parte del patrimonio dell'UNESCO dal 1987. Thomas, dal 1760, frequentò il William and Mary College, dove si diplomò 2 anni più tardi, con il massimo dei voti. Sempre presto il William and Mary College ricevette un'istruzione in filosofia e matematica e perfezionò le sue conoscenze in francese. Inoltre Jefferson era un ottimo suonatore di violino. Inoltre Jefferson, dopo essersi diplomato, si iscrisse a giurisprudenza e intraprese gli studi per diventare avvocato. Ci laureò infine a 20 anni col massimo dei voti. In seguito, nel 1943, venne inaugurato il Jefferson Memorial a Washington DC, contando un'altezza di 39 metri, quasi come il Pantheon di Roma. All'interno costruirono un'enorme statua di bronzo, alta quasi 6 metri e pesante 50 quintali, del presidente Thomas Jefferson. Tuttavia la città subì danni nel 1835 dal grande incendio di New York. Il grande incendio di New York è stato un disastro che distrusse molti edifici sull'estremità sud-orientale di Manhattan, verso il Wall Street. Questo incendio durò per un giorno, dal 16 dicembre del 1835 fino al 17 dicembre del 1835. Il fuoco iniziò a raggiungere la strada, che era ghiacciata a causa delle temperature di circa meno 27 gradi, e i pompieri dovettero scavare dei buchi sulla superficie congelata per poter attingere l'acqua. A quel punto però l'acqua finiva per girare nuovamente all'interno di pompe e manichette. I pompieri, che arrivarono da Filadelfia per aiutare a trasportare la polvere di sparo che il distretto di Manhattan ne era priva, dissero che l'incendio era visibile sin dalla loro città. Verso le 2 del mattino gli uomini della marina portarono la polvere da sparo all'arsenale di Brooklyn, abbattendo così gli edifici sul percorso del fuoco. A quel punto le fiamme coprivano una superficie di 200.000 metri quadri. La zona interessata è quella ora denominata County Sleep. I danni furono stimati in 20 milioni di dollari dell'epoca, equivalente a centinaia di milioni in valuta attuale. Fortunatamente però, solo 2 persone avevano perso la vita nel disastro. La conflagrazione era visibile a 80 miglia di distanza. La grande carestia che colpì l'Irlanda negli anni tra il 1845 e il 1849 provocò un ingente flusso di immigrati irlandesi, tanto che la popolazione della città aumentò di circa il 25%. In seguito, nel 1861, iniziò la guerra di secessione americana, meglio nota come guerra civile americana. Gli schieramenti erano gli Stati Uniti contro gli Stati Confederati d'America, CSA, ovvero tutta la regione meridionale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, guidati da Abraham Lincoln, vinsero la guerra imprigionando circa 11.781.037 persone, e tra questi quasi il 70% fu liberato, 7.915.154 schiavi. Il Sud
sosteneva il diritto di ogni Stato di ottenere la secessione, lasciando l'Unione in qualsiasi momento, in quanto la Costituzione era un accordo tra essi. A New York, forti legami commerciali con gli Stati del Sud fecero la popolazione immigrata e il malcontento popolare per la sua coscrizione obbligatoria provocarono divisioni della popolazione di New York. Questo malcontento culminò con i disordini di New York del 1863. Gli scontri di disordini di New York si trasformarono rapidamente in episodi di linciaggio e di uccisione di immigrati, specialmente afroamericani. Fu la più grande insurrezione della storia degli Stati Uniti d'America all'epoca, dopo la guerra civile americana. Per reprimere l'ondata di violenza dilagante, il presidente Abraham Lincoln inviò diverse truppe di volontari e reggimenti di milizie armate nella città. Un giorno, alle 10 del mattino, una folla infelicita di circa 500 persone assalì gli ufficiali preposti al reclutamento della Third Avenue e sulla 44esima Street, dove stava avendo inizio il sorteggio. La folla tirò pietre alle finestre degli edifici, sfondando le porte e incendiandoli. Un gruppo di sbarcate centinaia di persone, inclusi donne e bambini, saccheggiò l'edificio, portandosi via tutte le scorte di cibo. Tuttavia la polizia riuscì a mettere in salvo gli orfani prima che l'edificio venisse dato in fila alle fiamme. Un gruppo di irlandesi attaccò 200 portuali neri mentre lavoravano e altri provvedevano a distruggere tutti i locali della zona che permettevano l'entrata alla gente di colore. La situazione migliorò quando un ufficiale militare, Robert Nugget, ricevette l'ordine di sospendere momentaneamente la coscrizione di leva obbligatoria. Nel 1861 elencarono il 16° presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln è stato un presidente più alto degli Stati Uniti. Lincoln fu anche un avvocato. È nato ad oltre 480 miglia ad ovest da Washington DC, in Kentucky. Abraham Lincoln riuscì a diventare avvocato nell'Illinois ed uno dei leader del partito Whig, fino ad essere eletto membro del Parlamento statale. Promosse una rapida modernizzazione economica e si oppose alla guerra messicano-statunitense 1846-1848. Dopo un solo mandato ritornò a casa per riprendere la propria attività legale. Rientrando nella politica attiva nel 1854, divenne ben presto uno dei capi del Partito Repubblicano che conquistò subito la maggioranza nello stato dell'Illinois. Pur non ottenendo praticamente alcun sostegno negli stati schiavisti nel profondo sud, riuscì a conquistarsi i favori del nord e venne così eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Sebbene vi fossero stati dei tentativi per colmare le differenze tra nord e sud, alla fine la vittoria di Lincoln spinse 7 stati sudisti che praticavano la schiavitù a ritirarsi dall'Unione e a formare gli Stati Confederati d'America, ancora prima della cerimonia di inaugurazione e insediamento del neo presidente. Lincoln è famoso anche per aver detto il cosiddetto discorso di Gettysburg. Questo è il discorso. 47 years ago,
our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here, dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom. And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Abraham Lincoln nacque il 12 febbraio del 1809, secondo genito di Thomas Lincoln I e Nancy Hanks, in una capanna di tronchi costituita da un'unica stanza dell'azienda agricola di Spring Farm, nei pressi di Herndon Valley, nel Kentucky, l'odierno Abraham Lincoln Big Splash National Historical Park. Il padre, un abile fabbro, ferraio e fenegname, discendeva da Samuel Lincoln, un emigrante inglese originario di Hingham, nel Norfolk. Secondo alcune fonti, il primo interesse di Abraham Lincoln fu quello rivolto ad Ann Rutledge, incontrata per la prima volta dopo che egli si era trasferito a New Salem, l'odierno Lincoln's New Salem. La ragazza morì a 22 anni, il 25 agosto del 1835, molto probabilmente per la febbre di foglie. Nel 1840 si fidanzò con Mary Todd Lincoln, proveniente da una famiglia benestante di schiavisti di Lexington, Kentucky. Si erano conosciuti a Springfield, Illinois, nel dicembre precedente. Il matrimonio fu fissato per il 1 gennaio del 1841, però fu fatto cancellare quando i due interruppero la relazione per iniziativa unicamente di Abraham. Più tardi si incontrarono nuovamente durante una festa. Infine si sposarono il 4 novembre del 1842. Abraham Lincoln ebbe quattro figli: Robert Todd Lincoln, nato a Springfield e morto a Manchester del Vermont; Edward Baker Lincoln, nato e morto a Springfield per tubercolosi; William Wallace Lincoln, nato sempre a Springfield e morto a Washington per febbre di foglie; e Thomas Lincoln III, nato anche lui a Springfield e morto a Chicago per infarto. Robert è stato l'unico a raggiungere la maturità e ad avere a sua volta dei figli. Abraham soffrì per tutta la vita di malinconia cronica, una condizione che ai giorni nostri viene denominata disturbo depressivo. Il 6 novembre Lincoln fu eletto come il 16° presidente degli Stati Uniti d'America. Durante la guerra di secessione americana, nel marzo del 1864, Ulysses Grant, generale delle armate dell'Unione, decise di sospendere un cambio di prigionieri, poiché questa pratica stava di fatto prolungando la guerra. In seguito Abraham Lincoln fu assassinato da John Wilkes Booth.
seguito, nel 1911, l'architetto Henry Bacon realizzò uno dei monumenti più visitati e affascinanti del mondo, il Lincoln Memorial, in onore dell'ex presidente di Abraham Lincoln. Ogni anno vanta di 6 milioni di visitatori. All'interno ospita la statua di Abraham Lincoln su un blocco di marmo georgiano alto 2 metri, mentre la statua è alta circa 420 cm. Antonio Meucci è considerato a tutti gli effetti l'inventore del telefono. Nel 1871 ha brevettato un apparecchio chiamato telettrofono che permetteva di comunicare a distanza. Già nel 1854 Meucci aveva costruito il prototipo di telefono. Nel 1871 ha fondato, insieme ad altri funzionari italiani, la Telestrofono Company, ma è riuscito ad ottenere per la sua invenzione soltanto un brevetto temporaneo che doveva essere rinnovato ogni anno al prezzo di $10. Meucci è riuscito a rinnovarlo solo per 2 anni, fino al 1873. Meucci inventò il telettrofono a Staten Island, New York. Soltanto l'11 giugno 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha riconosciuto il contributo di Meucci dell'invenzione del telefono. In seguito, nel 1875, il popolo francese costruì dagli Stati Uniti la Statua della Libertà. La statua fu realizzata dal francese Frédéric Auguste Bardoldi, con la collaborazione di Gustave Eiffel, colui che realizzò la Tour Eiffel di Parigi, che ne progettò gli interni. La statua è costituita da una struttura reticolare interna in acciaio all'esterno, rivestita da 300 foglie di rame sagomati, rivetate insieme. Con i suoi 93 metri d'altezza, incluso il basamento, che domina l'intera baia di Manhattan in New York, essa risulta perfettamente visibile fino a 40 km di distanza. Raffigura una donna che indossa una lunga toga e sorregge nella mano destra una fiaccola, simbolo del fuoco eterno della libertà, mentre nell'altra tiene una tavola leccante, dalla data del giorno dell'indipendenza americana, il 4 luglio 1776. Ai piedi vi sono delle catene spezzate, simbolo della liberazione del potere del sovrano dispotico. E in testa vi è una corona, le cui punte rappresentano i 7 mari e i 7 continenti. La statua viene trasportata via mare, senza basamento. In mancanza di fondi per costruire quest'ultimo, oltre $1 milione all'epoca, il New York Times lanciò una sottoscrizione pubblica. La gente rispose prontamente e la somma necessaria all'inizio dei lavori fu depositata in pochi giorni. Nel 1914 gli Stati Uniti entrarono in uno dei conflitti più sanguinosi della storia, 16 volte i morti della guerra del Vietnam. Nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti diventarono la prima potenza al mondo. Gli alleati della prima guerra mondiale, o delle potenze d'intesa, furono la coalizione guidata da Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia, Giappone e Stati Uniti contro le potenze centrali di Germania, Austria, Ungheria, Impero Ottomano e Bulgaria. Il 2 dicembre il governo tedesco fece una richiesta di pace, nella quale pone come condizioni il controllo economico sul Belgio e sul Congo, il possedimento delle miniere della Sardegna-Lorena, la creazione di una colonia indipendente, ma sotto l'egemonia germanica e compensi territoriali per l'Austria nei Balcani. La richiesta venne respinta da tutti i governi alleati e in maniera particolarmente decisa. Le risposte al blocco navale attuato dall'Inghilterra, che stava asfissiando l'economia della Germania, il 31 gennaio 1917, il comando militare tedesco decise di riprendere la guerra sottomarina illimitata, che era stata sospesa nel 1915 in seguito alle arrivate proteste degli Stati Uniti per l'affondamento del transatlantico Lusitania, in cui erano morti anche molti americani. L'intenzione tedesca è quella di silurare qualsiasi imbarcazione tanti di avvicinarsi ai porti nelle potenze alleate per rifornirne materialmente e economicamente. A coloro che chiedono al governo inglese come intende di affrontare la preoccupante minaccia dei sottomarini tedeschi in questo modo, risponde il ministro della Marina Lord Lytton, che ha adottato la parte del brigante
e ne sta impersonando il carattere con una finatezza di invenzione e che la Germania vuol chiudere in mano al mondo. Wilson, il 28° presidente statunitense, decide di intraprendere la via della guerra. Il 2 aprile il governo americano, prendendo come pretesto la ripresa delle operazioni sottomarine, interruppe le relazioni diplomatiche con la Germania e il 6 dichiara guerra. Gli Stati Uniti entrarono nel conflitto non come alleati ma come potenza associata. Tre anni dopo la Prima Guerra Mondiale, 1920, a New York ci fu un attentato terroristico. Nel Wall Street, a mezzogiorno e 2, un'esplosione colpì New York, uccidendo 38 persone e ferendone 143. Un carro trainato da un cavallo passò attraverso la folla dell'ora di pranzo, di fronte alla Wall Street, fermandosi in mezzo alla strada davanti alla sede di JPM Morgan Chase, al numero 23°. All'interno del carro 45 kg di dinamite assieme a 230 kg di frammenti di ghida esplosero, innescati da un detonatore a tempo, facendo schizzare i pezzi di metallo in ogni direzione. Il cavallo e il carro furono dilaniati, ma l'autista riuscì a fuggire prima dell'esplosione. La bomba causò danni per circa 2 milioni di dollari e distrusse gli interni dell'edificio della società di Morgan. Nel 1929 inventarono uno dei musei più visitati del mondo, il Museum of Modern Art, meglio noto come MoMA. L'anno successivo inventarono l'Empire State Building, un altello che per quasi mezzo secolo fu il più alto del mondo. Successivamente, nel 1943, un inventore fisico e ingegnere elettrico originario di La Corazia, noto come Nikola Tesla, morì nel New Yorker Hotel a New York, probabilmente per un arresto cardiaco. Nel 1941 gli Stati Uniti entrarono nella Seconda Guerra Mondiale. Questa decisione fu presa il 6 dicembre 1941, il giorno dopo l'attacco sferrato dai giapponesi alla base americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii. La dichiarazione di guerra al Giappone si scattare il meccanismo delle alleanze internazionali, per cui Germania e Italia dichiararono guerra agli Stati Uniti 11 dicembre. La guerra iniziò il 1 settembre 1939, quando Hitler ordinò di invadere la Polonia. I giapponesi, nella Seconda Guerra Mondiale, avevano sviluppato un piano: colpire la flotta americana a Pearl Harbor prima che potesse interferire nella conquista dell'Asia, per poi aprire la posizione di porta negozianti con gli Stati Uniti d'America. Il 7 dicembre 1941 i giapponesi fecero lotta verso Pearl Harbor, dove si trova una delle più importanti basi navali militari degli Stati Uniti d'America. Il mattino del 6 agosto 1945 l'aeronautica militare statunitense lanciò due bombe atomiche Hiroshima e Nagasaki.
La bomba esplose ad un'altezza di 550 metri e sviluppò una potenza di 25 kilotoni ciascuna. Morirono 126.000 persone soltanto a Hiroshima, oltre il 30% delle persone, per la maggior parte civili. Nel 1955, con la guerra del Vietnam, si estende un terribile conflitto tra statunitensi e vietnamiti, combattuto soprattutto nel territorio del Vietnam del Sud. La guerra del Vietnam segna una delle pagine più tristi e sanguinose della storia del sacro dopoguerra. Si tratta di una guerra con oltre 5 milioni di vittime, in grandissima parte civili. Gli Stati Uniti persero invece circa 60.000 uomini appartenenti alle forze armate. Considerata la guerra più rilevante combattuta dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam segnò un'epoca ed entrò nella cultura. Le prime incursioni terroristiche iniziarono negli anni 50, ma fu solo nel 1960 che la guerra in Vietnam ebbe davvero inizio. Nel maggio 1959 venne creata l'unità 559, che aveva l'incarico di spianare e potenziare il cosiddetto sentiero di Ho Chi Minh, l'impervia strada che dal Vietnam del Nord portava al Vietnam del Sud. Gli Stati Uniti cominciarono i primi movimenti pacifisti contro la guerra in Vietnam, che si fecero sempre più intensi. Approfittando di questa contingenza storica, il Vietnam del Nord intensificò gli attacchi e il 30 aprile 1975 i Viet Cong riuscirono a conquistare la capitale sudvietnamita Saigon, mettendo fine alla guerra del Vietnam. Nel 1986 a New York nacque Stephanie Joan Angelina Germanotta, meglio nota come Lady Gaga. Lady Gaga è una cantatrice pop, un'autrice e attivista statunitense. Si stima che abbia circa 275 milioni di dollari statunitensi. 33 anni dopo ci fu uno degli eventi più importanti della storia. Si tratta dell'attentato del Times Center dell'11 settembre del 2001. Il mattino dell'11 settembre 2001, 19 direttori presero il comando di 4 aerei di linea passeggeri in viaggio verso la California, 3 diretti all'aeroporto internazionale di Los Angeles e uno all'aeroporto internazionale di San Francisco. Le vittime degli attentati furono 2.974, esclusi 19 direttori, 246 su 4 aeroplani. 24 persone sono ancora elencate tra i dispersi. Oltre alle vittime civili, c'erano anche 343 vigili del fuoco, 72 agenti delle forze dell'ordine e 55 militari che sono stati uccisi negli attacchi. Il NIST ha stimato che circa 17.400 civili erano presenti nel complesso del World Trade Center al momento degli attacchi. Almeno 200 persone saltarono dalle torri in fiamme e morirono. Gli attentatori dell'11 settembre del 2001 appartenevano al gruppo Al-Qaeda, fondato nel 1988 a Peshawar, a circa 146 miglia da Islamabad, in Pakistan. La rimozione degli attriti terminò ufficialmente nel maggio 2002. Uno degli edifici completamente distrutti, il 7 World Trade Center, ha una nuova torre, completata nel 2006. Il Home Trade Center, precedentemente Freedom Tower, la cui costruzione è iniziata il 27 aprile 2006, è stata terminata nel giugno 2013. Con un'altezza di 1776 piedi, 541 metri e 32 centimetri, è il quinto tra i grattacieli più alti del mondo. Il suo numero 1776 simboleggia l'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America.
In seguito, 2017, venne eletto come 45esimo presidente americano Donald Trump, un imprenditore, attore e politico statunitense. Nacque al Jamaica Hospital Medical Center del Queens, di New York. È nato nel 1946 e possiede 2 miliardi di dollari. Il 31 ottobre 2017, un attentato terroristico islamico a New York colpì 12 persone sulle 8 morte. Nel giorno di Halloween, alle 15 circa, un uomo alla guida di un furgone ha iniziato a correre ad una velocità molto forte sulla pista ciclabile dell'Hudson River di New York, travolgendo molte persone in bici e a passeggio. La corsa, durata 1 chilometro, terminò di fronte alla Stuyvesant High School, dove il furgone andò a sbattere contro uno scuolabus del liceo. A quel punto l'uomo iniziò a minacciare le persone con una pistola tenuta illegalmente. L'intervento delle forze dell'ordine fermò l'uomo, che venne subito arrestato. I morti della strage furono 8, tra cui 5 argentini e una belga. L'uomo responsabile della strage di Halloween a New York è un uzbeko. Era residente negli Stati Uniti dal 2010 e viveva in Florida, a Tampa. A poche ore dall'attacco, lo Stato islamico rilevò che Saipov, l'attentatore, era un loro soldato e che aveva agito per conto dell'ISIS. Se vi è piaciuto il video, condividetelo e iscrivetevi al canale.